Benvenuti negoziatori. Oggi affronteremo una sfida che molti imprenditori stanno incontrando: la gestione della generazione Z sul posto di lavoro. Se non sai come negoziare con i giovani, la tua attività è a rischio. Seguimi e in questo video ti rivelerò tre tecniche derivate dalla negoziazione a metodo Harvard che non ti aspetti per gestire con successo questi rapporti lavorativi. Ciao, sono Simone Marietta Turelli, sono stato negoziatore di grattacieli a New York e Shanghai per molti anni e ora sono docente di negoziazione strategica in vari master universitari e ho la mia accademia di negoziato. Oggi parliamo di una sfida non da poco, la gestione della generazione Z, la Gen Z, sul posto di lavoro. Un recente sondaggio di Forbes ha rivelato che il 74% dei manager trova i dipendenti Gen Z più difficili da gestire rispetto ai collaboratori appartenenti a generazioni precedenti. Ma non temete, come esperti di negoziazione abbiamo gli strumenti per trasformare questa sfida in un'opportunità di crescita reciproca. Diciamocelo, la pandemia di Covid-19 ha creato una situazione senza precedenti per i lavoratori Gen Z. Molti sono entrati nel mondo del lavoro da remoto, perdendo esperienze cruciali che normalmente aiutano a sviluppare competenze professionali e interpersonali. Questo ha portato alla percezione di carenze nelle competenze tecnologiche, mancanza di impegno e di motivazione e difficoltà nella comunicazione. Ma attenzione, mi raccomando, non giudichiamo mai le persone, sempre a mente elastica, eh? Queste non sono caratteristiche intrinseche della generazione Z, bensì il risultato di circostanze uniche. Come negoziatori sappiamo bene sia che l'ambiente influenza le persone e le loro azioni, sia quanto sia importante guardare oltre le apparenze e cercare di comprendere le reali motivazioni e necessità delle parti coinvolte. Ora, se hai a che fare con collaboratori o dipendenti della generazione Z e non riesci a trovare quella connessione, ti sembra che proveniate da due mondi diversi, prova a immaginare di poter trasformare questi giovani dipendenti in asset preziosi per la tua organizzazione. Pensa ad un team che unisce l'innovazione e l'adattabilità tipiche della generazione Z, che in quanto a idee attuali danno dei punti a quelli brizzolati come me, una forte etica del lavoro e eccellenti capacità di comunicazione. Con le giuste strategie di negoziazione e gestione delle persone potrai sbloccare questo potenziale. Non solo migliorerai le prestazioni della tua squadra, ma creerai un ambiente di lavoro più dinamico e invogliante, pronto ad affrontare le sfide del futuro. Ecco quindi le tre strategie chiave basate sui principi della negoziazione efficace per gestire e valorizzare il vostro staff generazione Z. Strategia numero 1. Investire in formazione mirata. Inizia identificando le lacune specifiche nelle competenze dei tuoi collaboratori. Crea programmi di formazione personalizzati e utilizza tecniche di negoziazione per coinvolgere attivamente i dipendenti nel loro percorso di crescita. Strategia numero 2. Evita gli stereotipi generazionali. Qui, amico mio, mi riferisco ad applicare il principio negoziale di separa le persone dal problema. Valuta ogni dipendente come individuo unico con le sue speciali caratteristiche e usa l'ascolto attivo per comprendere veramente le loro prospettive e le loro sfide. Sii pronto a sentirti rivolgere richieste come benefit, orari flessibili o abbonamento in palestra che potrebbero sembrare lontani anni luce dai valori su cui hai costruito la tua azienda. Ma come dice il saggio, i figli assomigliano più ai tempi in cui vivono che ai loro padri. Quindi non giudicare. Strategia numero 3. Questa ti lascerà sconvolto. Implementare il reverse mentoring. È una strategia super efficace, ma prima di spiegartela ti invito a iscriverti al canale, mettere un bel like e attivare la campanellina, perché ogni settimana esco con un nuovo video sul tema della negoziazione. In più, se vuoi scoprire come applicare l'arte della negoziazione al tuo lavoro e alla tua vita quotidiana, ho preparato un training gratuito che trovi in descrizione e che mi raccomando non devi perdere. Ma torniamo a noi. Conosci sicuramente il mentoring, giusto? Quell'attività in cui un anziano guida la matricola
e lo aiuta a non commettere gli errori che lui ha compiuto. Insomma, fa il mentore. Ecco, Harvard suggerisce di fare il reverse mentoring, ovvero crea partnership tra dipendenti junior e senior, promuovi lo scambio bidirezionale di conoscenze e competenze e utilizza tecniche di negoziazione collaborativa per facilitare questi scambi. Così non solo li farai sentire a loro agio, ma permetterai una maggiore integrazione in azienda e darai l'opportunità di mettere a frutto le nuove competenze e punti di vista che i giovani, diciamocelo, hanno rispetto a noi. Risultato? Applicando queste tre strategie migliorerai le prestazioni del tuo team Generazione Z e creerai un ambiente di lavoro più armonioso e produttivo per tutte le generazioni. E ricorda, ogni interazione con i tuoi dipendenti è una micro negoziazione. Applicando le tue abilità di negoziatore e la gestione del personale potrai ottenere risultati straordinari. Cosa ci portiamo a casa? Che la sfida di gestire la generazione Z è un'opportunità per affinare le nostre capacità di negoziazione e di leadership. Mettendo in pratica queste tre strategie, non solo supererai le difficoltà attuali, ma preparerai la tua organizzazione per un futuro di successo e di innovazione. Prima di salutarci, non dimenticare che se vuoi scoprire come applicare la negoziazione al tuo business o ottenere una formazione di altissima qualità per te e per la tua azienda, puoi contattarmi direttamente nel link in descrizione. Bene, per questo video è tutto, clicca sul prossimo video che ti sta comparendo per scoprire altre pillole di negoziazione e come applicare quest'arte alla tua quotidianità e al tuo lavoro. Io ti saluto e come sempre ti ricordo, se senti il rumore di zoccoli, pensa a cavalli, non a zebre.